Ciao a tutti e buona domenica. Rasatura domenicale con il Taylor Eton College Collection, chiaramente abbinato al suo dopobarba, eccolo qui. Pennello, userò un 501 Synth della Zenith brandato TVB Shaving, e rasoio, e qui c'è la novità. Voilà, il nuovo Riccardo Tonarini Goletta Carbon Inox manico in G10 e un 8 ottavi acciaio K720 MA5M. Questo acciaio è totalmente artigianale, forgiato ovviamente da Fucine Fogonero di Andrea Sanson e Luca Brunello, che ringrazio e saluto tantissimo. È qualcosa di meraviglioso. Adesso andremo a vedere un attimino come taglia, perché io sono rientrato ieri sera, mi è arrivato, per cui è la prima volta che lo testo anche io insieme a voi in video. Guardate che splendore, guardate, è bellissimo. Bene, vediamo un attimino come funziona. Cosa volevo dirvi? Solo una piccola cosina. Noto tanta gente che mi contatta e mi dice: ma le pietre, come si usano e quant'altro. Allora, io non voglio fare il maestro di nessuno o ergermi a tutor assolutissimamente, ma vi dico solamente una cosa: cioè, non è che farsi due barbe, dopodiché immediatamente sulle pietre. No, no, non funziona così. Così ve lo dico direttamente, ce cioè lo dico veramente: sminchiate i rasoi, ok? Li sminchiate. Cioè, le pietre vanno usate con parsimonia. Quando si usano le pietre, quando il filo è devastato. Ma se voi dopo due barbe volete provare perché avete sentito i guru, l'affilatura, no ragazzi, per favore, buttate via i rasoi. Le pietre si usano solo e esclusivamente quando necessitano. L'importante è avere una buonissima coramella. In base a questo non mi prolungo altro, perché ci sarà tutta un'altra serie di eventi e quant'altro. Ma detto questo, vi preannuncio che a brevissimo partirà un qualcosa di bello per i neofiti, va bene, TVB Shaving, Riccardo Tonarini e Artisan Shaving, va bene, faremo un qualcosa che veramente vi piacerà. Comunque vi prego, vi scongiuro, cioè dopo una barba non potete mettere il rasoio sulle pietre, per favore. Va bene, perché così sputtanate i rasoi. Detto questo, andiamo avanti a testare questo Goletta Carbon Inox. Acqua calda. Ancora un po'. Sono gli occhiali. Ci sono tante novità in arrivo, tantissime. Ok, Taylor. Sapone morbido, crema, ecco. Vedete? Tac, così. Ovviamente sto utilizzando quella che ormai è diventata una consuetudine, guai farne a meno. Di cosa sto parlando? Ciotola by Rocco Contini, la RC, Rocco Contini. Allora, è un agrumato tipicamente inglese, molto molto duro. Sì, un po' d'acqua, ecco fatto.
Buono, veramente buono. Praticamente il discorso pietre, io lo so, io va messo sulla pietra solo quando il filo è esausto e non tutte le pietre vanno bene. Basta avere una pietra per ravvivare il filo. Un filo di un K720 mediamente dura dalle 15 alle 20 barbe, quindi non 2, 3, ma 15-20 barbe. I rasoi di Tonarini, parlo di Tonarini, ma tutti in genere i rasoi dei Maker, quindi parliamo di rasoi custom, arrivano shovel ready, affilati, quindi non serve buttarle sulle pietre. Gli incantatori di serpenti, lasciateli perdere, buttate via soldi. Basta avere una buona coramella e una buona pasta. In questo caso, ovviamente, io consiglio questa, è un'eccellente pasta che è di Mastro Olivi, è in stick. La passate sulla vostra coramella dietro e lì ravvivate il filo in una maniera incredibile. Per cui le pietre veramente lasciamole stare. Roviniamo solo i rasoi, ok? Solo quando il rasoio non ce la fa più. Bene, proviamolo. Bene, lascio a voi il commento. Non dico nulla. Barba di 4 giorni. Taglio dolcissimo, eh? Guardate. Ecco qua. Dolcissimo.
Guardate. Bene. Tac. Acciaio artigianale by Fucina Fogonero, Andrea Scanzone, Luca Brunello, Riccardo Tonarini. Guardate che bello che è sto rasoio, eh. È un carbon inox, manico in G20, in G10, scusate. Ovviamente si presenta nella sua bella scatolina, eh. Velluto, bellissima, eh. Bene, sapete che è veramente buono sto telo? Potrebbe bastare, ma non lo facciamo bastare. Avete visto il semmai che ho pubblicato di Mike Martinez? Che spettacolo! Unico. Ah, vi ricordo sempre che c'è in corso un gruppo di acquisto per il rasoio di Jerry Stark. Mi raccomando, non fatevi scappare. Jerry Stark è veramente un signor rasoio. Bene. Vediamo. Non c'è più nulla, eh? Solo con una passata. Bene, cosa volevo dirvi? Tonarini invia i rasoi affilati con Belga e con Narutaki. Meraviglioso. Per dimostrare, di contropelo, guardate, non c'è nulla.
La prima passata, devastante, ha portato via tutto. Benissimo, anche di contropelo, guardate sui baffi, non c'è nulla. Finito. Non c'è nient'altro da dire che non le immagini di quello che avete visto, cioè è spaventoso. Perfetto, liscio. Allora, adesso acqua fredda. La mia classica ultima insaponata, prendiamo il nostro allume. Acqua di eucalipto fredda, ghiacciata, ghiacciò. A finire, dove qua, eccolo qui. Il Taylor Eton College Collection Aftershave, buonissimo. Signori, io promuovo, do un 9 a questo sapone qui, perché è veramente delicato, buono, buono, buono. È agrumato, ma neanche tanto. Stile inglese, British. Taylor. Promosso da pieni voti. Bene, allora, vi ricordo, Riccardo Tonarini, Goletta, Carbon Inox K720, quello scuro. NMA5M, quello chiaro, manico in G10, personalizzabile, va bene? Guardate che bello, è un 8 ottavi abbondante, ok? Acciaio forgiato,
artigianalmente da Fucine Fuoco Nero di Andrea Sanson e Luca Brunello, che saluto e bacio e ringrazio sempre. Va bene, e io vi dico buona domenica a tutti. Le pietre, facciamone buon uso e alla prossima. Ciao ciao.